Partire l'equipaggio del doppio pesi leggeri con Pettinari e Luini che gareggiano in acqua 5 in compagnia di Germania, terza campione del mondo, Svizzera, Francia, Polonia e Giappone. Ecco i nostri due ragazzi, Pettinari Leonardo della Forestale, 27 anni, Elio Luini della Nero Bixio di Varese, allenati da Postiglione. Non bisogna nascondere le velleità di successo di questa barca, anche se l'equipaggio francese con Chapelle e Touron hanno imposto in semifinale la loro classe davanti alla barca italiana, ma soprattutto sono i polacchi Six e Kuzarski ad avere i favori del pronostico. Polacchi che non hanno partecipato ai mondiali dell'anno scorso in Canada, a sorpresa, ma hanno vinto il mondiale alle Ghibellines nell'Alta Savoia 2 anni fa. E facendo vedere un po' tutta la loro classe nella specialità. Attenzione, semaforo rosso, al verde partenza regolare, acqua in acqua 5, Italia in acqua 5 con Pettinari e Luini. Andiamo a contare subito il numero dei colpi in partenza, 53 mi dice Tonali, condizioni del campo ottimale. Sono 2000 metri, praticamente una piscina, vedete non c'è vento, lo specchio d'acqua è praticamente perfetto e speriamo che Pettinari e Luini, Pettinari che ricordiamo campione del mondo nel 4 senza nel 95, nel 2 senza nel 94, nel doppio nel 99 in coppia con Crispi, sia in grado di regalarci anche questa medaglia olimpica. Eccolo che in acqua 4 si fa vedere la barca polacca, dallo stile inconfondibile, prata lunga, tranquilla, molto molto efficace. Pettinari dovrà veramente tirar fuori tutta la sua classe per contrastare il passo a questi due polacchi. Italia in primo piano, punta a punta con Polonia e Francia, ecco i due azzurri, vedete il prodiere Luini che sta controllando sulla sua destra, Pettinari che inesorabilmente è attento sulla corsa della poppa dell'imbarcazione, non deve lasciarsi sfuggire la Polonia che ha un passo davvero irresistibile, la Francia anche lì nei pressi, ma praticamente ci sono 5 barche sulla stessa linea, le vedete scandagliate lungo il percorso. Con il passaggio è la Polonia infatti che ha già 26 centesimi di vantaggio su l'Italia, 57 sulla Francia, 1,11 sulla Germania, 1,47 il Giappone, 1,94. Gara ancora molto molto aperta ai 500 metri. Ed ecco Pettinari, campione del mondo della specialità, che cerca in tutte maniere di tenere alto il numero dei colpi per poter creare qualche problema alla Polonia, che in verità ci sembra l'equipaggio meglio attrezzato in questa specialità, soprattutto sul passo. Ed è questa la prima finale della giornata conclusiva. Italia ha altre 4 barche dopo il bronzo del doppio calabrese Sartori e lo storico argento con Mornati nel 4 senza. Avremo ancora una specialità dei pesi leggeri alle 9.10, a mezzanotte 10 ora italiana per quanto riguarda il 4 senza, finale in crescendo perché ci sarà il 4 di coppia sul quale puntiamo sulla medaglia d'oro alle 9.50. Mezzanotte e 50 e quindi finiamo con l'otto che dopo 36 anni approda in finale, un otto allestito quest'estate da Lamura e i suoi tecnici. Ancora punta a punta Italia, Polonia, Francia, Germania, Giappone, Svizzera, siamo sulla seconda finale della giornata, in precedenza c'era stata la vittoria della Romania nel doppio pesi leggeri, la Romania che conferma indubbiamente il predominio della specialità nel settore femminile. Prima Romania, seconda Germania e terza USA, l'ordine d'arrivo del doppio pesi leggeri che ha aperto le gare di finale di questa giornata conclusiva. Ed ecco l'attacco dell'Italia, attenzione c'è un attacco importante di Pettinari e Luini, guardate il controllo, un'accelerazione improvvisa della nostra barca che indubbiamente ecco che cerca di rientrare sull'esterno anche la Francia, ed è infatti l'Italia che ha un po' ridotto lo svantaggio e la Francia che gli è addosso, ma non molla la Polonia al centro del campo di regata con numero di colpi non molto alto, la Polonia 37, l'Italia, la Polonia viaggia ad una media di 34 colpi ma molto ben portati in acqua, guardate la tranquillità del capovoga dell'Italia.
Pettinari, ma soprattutto la classe di Six e Kusaski. L'abbiamo visti già di Ghibelle, attenzione perché la Polonia sta andando via. Attenzione, è il momento di tenere, lo sanno benissimo Pettinari e Luini che non possono mollare all'altezza dei 1200 metri. Abbiamo un ritardo di 27 centesimi, l'Italia non può mollare 1200 metri, altrimenti va via, si presenta nell'ultima frazione con una barca di vantaggio ed è difficilissimo ad andarli a prendere. Questa è la barca tedesca, terza ai campioni del mondo, con Röhling e Bauer. Ancora la Polonia che stende il colpo in acqua e che cerca di allungare il suo vantaggio. È il momento di tenere, anche se all'esterno i tedeschi cercano di rientrare nelle prime posizioni, ma è la Polonia a fare l'andatura. L'Italia gli è da presso, in mezzo c'è la Francia che ha sofferto questa accelerazione improvvisa dell'Italia e della Polonia, e i due equipaggi si apprestano ad un finale incandescente. Attenzione perché vivremo negli ultimi metri veramente una grandissima gara, speriamo di farcela perché è veramente dura. Vi dicevo che la Polonia è una nazione che si è affacciata non molte volte al medagliere olimpico, credo che non abbia vinto alcuna medaglia nella storia dei giochi olimpici, ricordo un 4 con una trentina d'anni fa, ma sì, come la Francia era dal 52 che non vinceva un titolo olimpico nel canottaggio, e la Polonia che si appresta a vincere nei pesi leggeri la specialità del doppio. Allunga la Polonia, resiste l'Italia, 38 ancora i colpi di Pettinari, ma soprattutto è il capovoga Six e Kusaski che stanno facendo sotto le tribune il loro show. Guardate l'allungo, azione perfetta per quanto riguarda la tecnica remiera, ma l'Italia che cercherà negli ultimi colpi, date le caratteristiche, la generosità di questo equipaggio, di entrare nella lotta per la prima posizione. Si presentano gli equipaggi agli ultimi 150 metri, la Polonia che mantiene il vantaggio sull'Italia, sulla Francia e sulla Germania. Attenzione che controlliamo la seconda posizione, mancano 100 metri, ci provano Pettinari e Luini, ora inquadrati, guardate per la terza posizione tra Francia e Germania, si apre una lotta sostenutissima e va a vincere la Polonia davanti all'Italia. Non c'è stato nulla da fare, sono più forti ma bravissimi i nostri ragazzi che mantengono posizione di vertice della terza medaglia per l'Italia. Dunque Pettinari e Luini danno ancora la soddisfazione di andare sul podio, ma la vittoria è stata netta per Six e Kurzanowski. L'appuntamento è per le 9:10, linea allo studio. 20.